Perché parliamo di teatralità in questa scuola e di espressione corporea. Possiamo dividere queste due parole anche in due momenti. La teatralità è il laboratorio che comprende educazione fisica e italiano, e l'espressione corporea è il momento nel quale proprio nell'educazione fisica si approfondisce e si sviluppano i concetti e le attività. Parliamo di teatralità e non di teatro perché nella nostra idea la teatralità comprende un'idea più larga, più globale di attività teatrale. Il lavoro che facciamo qua è un lavoro puramente corporeo, la parola interviene poco, perché di nuovo nella nostra idea questo lavoro serve per potenziare l'area del linguaggio non verbale. Cerchiamo nel lavoro di teatralità di aiutare i nostri alunni a diventare coscienti e a padroneggiare un mezzo di comunicazione diverso da quello verbale. La teatralità è uno dei pilastri fondamentali nella programmazione della scuola Dominani. La teatralità è un ambito del teatro. Noi preferiamo parlare di teatralità perché è una modalità di comunicare. La nostra teatralità è una teatralità che utilizza il corpo e a volte la voce, le parole. E attraverso il corpo i ragazzi cercano di esprimere delle loro emozioni e diventa strumento per comunicare agli altri e per conoscere meglio se stessi. Perché educazione fisica, perché scienze motorie, perché uno dei punti dei programmi ministeriali della nostra materia è l'espressione corporea. E attraverso l'espressione corporea noi lavoriamo da anni e in questa forma siamo riusciti a strutturare meglio nei tre anni che naturalmente dove si sviluppa il percorso del laboratorio teatrale possiamo arrivare poi a un risultato finale che è semplicemente una restituzione al gruppo classe di quello che sono riusciti a fare. Questo è il concetto fondamentale per cui noi parliamo di teatralità.